Sono Laura Antichi, vi voglio presentare CoSpace Edu da http://io/edu. CoSpace Edu ci permette di creare degli spazi virtuali e ambienti 3D per raccontare una storia, allestire una mostra, creare infografiche, presentare una situazione e/o un contenuto, riassumere un'esperienza. CoSpace Edu dà la possibilità agli studenti di immergersi in un ambiente in cui possono creare, consumare contenuti connessi al curriculum, ponendosi da un punto di vista nuovo ed operativo e usando la realtà virtuale. Le app sono disponibili tanto per iOS che per Android. E quindi è un'applicazione utilizzabile da smartphone e da tablet. Si possono con CoSpace creare le classi ad associare ad esse un compito che gli studenti possono svolgere individualmente o organizzati in gruppo. Alla classe si creano quindi le classi e alla classe è associato un codice di accesso da dare o inviare agli studenti. CoSpace Edu può essere utilizzato a diversi livelli di competenza, per questo è adatto a qualsiasi età. Si possono creare contenuti 3D e di realtà virtuale, si può usare il coding con Coblox, JavaScript e TypeScript, esplorare le creazioni in VR e a partecipare nel processo di creazione e a fruizione. Colleghiamoci ora al sito cospace.io/edu e abbiamo la possibilità di con il sign up di registrarci oppure di fare login se siamo già registrati. Faccio login perché sono già registrata e entro nella mia dashboard. E qui posso fare diverse cose. Innanzitutto posso esplorare la gallery e ci sono molte applicazioni già fatte e che possono essere riutilizzate. Ne vediamo qualche esempio di applicazioni interessanti. Disponibili, esempio l'infografica sull'Unione Europea, con il play possiamo vedere che ci rappresenta gli stati dell'Unione Europea dal 1958 e via via con gli anni ci mostra quali stati vengono sono stati aggiunti, vedete, sono aggiunti fino ad arrivare al 2016 con la dipartita, adesso ci arriviamo, dell'Inghilterra. Ecco, questo ritorniamo al menu, quindi nella home. E abbiamo altre interessanti infografiche che possiamo esplorare, ad esempio questa che riguarda le grotte di Altamira con le incisioni rupestri. Vedete che con le immagini delle incisioni rupestri. Vedete che è un'immagine
quindi 360 gradi. Quindi questa è un esempio di una mostra che può essere allestita con Space. Andiamo, ritorniamo nel nostro, nella nostra gallery e abbiamo tra gli altri esempi, adesso ne esploriamo qualcuno, qualche altro di interessante. Abbiamo ad esempio il modello del DNA. Faccio play e vedete questo modello navigabile. Mi presenta il DNA e tutti i suoi componenti. Ritorno indietro. Posso esplorare tantissimi altri modelli, come ad esempio la battaglia di Waterloo, che mi fa vedere gli schieramenti della battaglia. Navigabile, quindi ecco i vari schieramenti. Ok, potrei vederne mille altri, anche quelli che riguardano la letteratura. C'era Giulietta Romeo, tutta la storia. Insomma, ci sono tante possibilità di utilizzare quelli già esistenti. Ad esempio, c'è anche la exhibition delle renne qui, in questo punto, lo zoo e tante altre. Ora, vi volevo far vedere il MySpace. Andrei in MySpace per farvi vedere il mio spazio, quello che sarà il vostro spazio, con tutte le vostre applicazioni che avete, con le applicazioni che avete già fatto. Esempio, io vi potrei far vedere questa di Piazza Sordello. Avevo uploadato un'immagine, adesso lo faccio andare, un'immagine a 360 gradi di Piazza Sordello di Mantova, e poi avevo cominciato a inserire dei personaggi, ma la storia poi continua, e quindi c'è Andrea che dice: stamattina in Piazza Sordello c'è il mercato. Ecco, Tivoli. Ok. Ecco, poi posso andare alla scena seconda, che si incontra con Barbara, e da qui c'è questo dialogo. Potrei proseguire, devo proseguire nel racconto di questa storia. Vado indietro, quindi ritorno nella home e nel mio MySpace, con le mie applicazioni. La cosa interessante è che posso comunque intanto creare un nuovo space, ma anche creare le mie classi. Prima ancora, vedete che io ho già creato una classe e ho già dato un compito alla classe. Questa classe l'ho suddivisa anche in due gruppi, e ho la possibilità poi di editare naturalmente il gruppo e associarlo agli allievi. Quindi per creare una classe vado in Create Class e posso mettere qui, non so, classe terza. Ho dato un nome alla classe, faccio create e mi dà un codice che permetterà agli studenti di associarsi alla classe, e quindi di interagire con la classe. Ecco. Ok, poi
Potrei anche, dopo darò una volta che posso creare un assignment per la classe, dando un titolo e le istruzioni per fare il compito. Ok. Allora, quindi io ho già, come ben vedete, qui le due classi che posso rieditare nel nome, posso copiare da questo menu l'invito da mandare agli studenti, posso archiviare poi la classe. Okay. E qui ho tutto ciò che vado ad archiviare in Archive, tutto ciò che archivio. Il ritorno nel MySpace e comincio con il creare un nuovo space. Volevo farvi vedere le funzionalità. Ecco, ho tre bottoni, quindi possibilità di una library, di fare upload e dell'environment e quindi di creare l'ambiente. Comincio creando magari l'ambiente, posso utilizzare gli ambienti di default, ad esempio questo, vedete, e posso muovere avanti e indietro come voglio. Proviamone un altro, cliccando su Environment, ad esempio questo, molto natalizio, sul quale poi andrò a inserire i personaggi, oppure cliccando su Environment posso andare ad uploadare una foto 360 gradi. Faccio upload e quindi andrò a cercare sul mio computer le immagini a 360 gradi che ho disponibili. Provo a inserire questa immagine, apri. Ok, vedete che la sta caricando. Ecco, questa è un'immagine, come vedete, 360 gradi che ho prodotto io. Ok, e poi posso inserire anche in questa prima scena della musica, andando sempre a cercarla sul mio PC. Ok, scelgo una musica, questa una a caso, non me la ricordo com'era, vabbè, faccio apri. Ok. E vedete che me la sta caricando nella mia scena. Ok, ho caricato quindi la musica. Ora posso andare nella library e magari inserire dei personaggi, diverse possibilità o degli oggetti. Personaggi o oggetti, ho i 3D low poly object, 3D object, character, poi ho altri oggetti, dei blocchi, graphic e special. Vediamo il primo, come vedete, come il personaggio che avevo messo nel mio esempio precedente, e agendo su questo quadratino posso ingrandirlo. Poi cliccando sulla rotatoria in alto posso quindi spostare, come vedete, il mio personaggio
modificarne la posizione, ecco, agendo su questi cerchi, ok? Posso poi spostarlo in questa maniera, magari qui, e facciamo bello grande. Ecco, questa è la prima possibilità di personaggio. Poi cliccando con il destro sul personaggio posso inserire ad esempio il nome invece di Man, posso chiamarlo Claudio. E mi comparirà e mi chiede se voglio vedere il nome o no. Ecco, il nome l'ho reso visibile. Poi posso mettere un balloon, ad esempio, posso inserire questo. Aspettate, sempre con il destro. Quindi inserisco questo e metto il suo pensiero. Sto pensando, non so, scrivete. Sto pensando. Ok. Ok. Poi posso sempre dalla library scegliere, beh, questo è un serpente, potrei scegliere, non so, anche qualsiasi animale. Naturalmente lo ingrandisco, che risulta piuttosto piccolo. Come vedete lo posso posizionare in diversa maniera, anche questo lo posso spostare, mettiamolo qua sulla pianta, poi sempre dalla library posso aggiungere altri oggetti, cambiamo genere di oggetti, vediamo gli oggetti 3D, potrei in questo caso mettere una bella farfalla. Anche qui mi viene data molto piccola e quindi dovrò ingrandirla. Comunque, ho messo anche la farfalla. Ingrandiamola un po', vabbè, per renderla più grande possibile, tanto per fare vedere l'effetto. Poi sempre dalla library posso aggiungere dei characters, cioè di aggiungere altri personaggi. Mettiamone uno qualsiasi. Mettiamo la bambina qui di colore, anche questa la posso ingrandire, come vedete, la posso poi spostare da qualche parte. Ok, la posso girare. Ok, con le rotelle. Posso anche a lei con sempre agendo con il destro, metterle un'etichetta, un nome, ossia posso chiamarla Arianna, posso rendere visibile il nome, vedete che compare qui sotto Arianna, posso cambiare il colore della maglia, della pelle, dei capelli, insomma, tutto. Posso anche aggiungere delle animazioni. Vedete, com'è carina con le animazioni.
Quindi con characters posso aggiungere diverse cose. Come vedete diventa piuttosto vivace come rappresentazione. Poi vabbè, la posso cancellare, così via. Comunque questo è l'effetto. Questa è, quindi ho preso i caratteri, posso anche scegliere dei blocchi, building blocks, ad esempio, da inserire alla stessa maniera, non so, voglio mettere dei blocchi, delle recinzioni, qualche cosa, o fare delle pareti per fare un'esibizione, ho la possibilità di utilizzare i blocchi. O di utilizzare, non so, facciamo un uovo qui, magari un uccellino ha lasciato un uovo, vedete l'uovo che vado, posso naturalmente girare come voglio e spostare. Posso spostare qui in questo vaso. Ok, ho messo l'uovo. E quindi, come vedete, poi posso aggiungere dei graphics, anche questo alla stessa maniera, cioè il processo per aggiungere gli oggetti è sempre quello, insomma. Mettiamo boh, qua questo oggetto. Ecco, poi posso, andando nel menu che sta alla vostra sinistra, aggiungere a questo spazio una nuova scena. Innanzitutto do un nome allo spazio e metterò tutorial. Comunque date un nome e poi questa scena la posso nominare e quindi potrei scrivere scena di partenza. Scena di partenza. Ah, l'avevo già messo. E posso aggiungere una nuova scena che andrò ad allestire alla stessa maniera e anche qui darò un nome alla scena, parte seconda, aggiungendo anche qui tutti gli elementi della storia che vado creando e posso aggiungere quindi ulteriori scene. Poi, come vedete, vediamo almeno la prima scena che abbiamo allestito e se facciamo play, comunque vedete che viene presentata l'immagine in 3D con i vari personaggi e con la musica di sottofondo che ho messo. Poi la seconda scena che ho allestito non l'ho ancora preparata e quindi risulta vuota, ma se fate tutta la storia, poi in successione potete vedere tutte le immagini relative alla cosa. Ritorno in home, quindi vedete che mi si è aggiunta questa immagine che si chiama tutorial. Ho le mie classi, ho una classe terza, una classe quinta. Qui tutorial, potrei anche assegnare use as assignment
potrei attribuirlo alla classe terza, quindi lo assegno alla classe terza e metto questo tutorial che ho chiamato tutorial con delle istruzioni, cioè dico quello che gli alunni, quello che devono fare. Successivamente, se faccio continue, mi chiede se voglio dare questo assignment, questo compito agli studenti individualmente oppure agli studenti organizzati in gruppi. Faccio group of students. Qui vedete che ho un primo gruppo che posso poi anche cancellare. Se voglio un secondo gruppo, posso aggiungere un terzo gruppo, quanti gruppi vogliono. E quindi posso mandare il compito a tre gruppi che ho creato: primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo. Ecco, naturalmente poi gli alunni aderiranno attraverso il codice che ho inviato. Quindi questo è così la spiegazione di alcune delle potenzialità notevoli di Cospace Edu. E sull'utilizzo che ne possiamo fare nella didattica. Può essere utilizzato tanto nel momento preparatorio di un EAS, episodi di apprendimento situati, ossia il docente predispone un lavoro per i gruppi che i gruppi poi effettueranno nel momento operatorio. Potrebbe anche essere utilizzato Cospace per riassumere il lavoro di tutti i gruppi, il lavoro finale della classe su un determinato argomento. Buonasera.